Ragazzi, buongiorno. Allora, siamo appena tornati da una breve gita. Siamo andati al lago di Smeraldo, provincia di Trento. Abbiamo dormito sul furgone, senza riscaldamenti, ma con un sacco a pelo. Quindi siamo sopravvissuti, quindi già è positivo. Nelle mattinate ci hanno raggiunto due cari amici, Giada e Cristian. Ciao Giada e ciao Cristian. E abbiamo fatto una giornata assieme, visitando il lago e quello che c'era da vedere. Ma non sto registrando il video per parlarvi di questo, ma se siete curiosi, in seguito partirà la registrazione del percorso, delle cose che abbiamo visto su questa gita. Ma voglio parlarvi di un attrezzo che ho comprato su Amazon. Diciamo che in occasione l'ho voluto testare. È un attrezzo che si associa con il fornello a gas di campeggio, cioè di campeggio, che si trasforma a stufetta. Non è consigliabile, giustamente non è consigliato per le ore notturne, durante il sonno, meglio di no, perché comunque la fiamma, il fuoco brucia ossigeno, quindi meglio evitarla quella cosa lì. Però mezz'ora prima, un saltino fuori dal letto, accendere la fiamma e far riscaldare il furgone, direi. Eravamo 4 gradi, in mezz'ora siamo arrivati a 15 gradi. Direi che non è uguale cambiarsi con 4 gradi e 15 gradi. Meglio 15 che 4. Comunque, ve lo faccio vedere. Ok. Questo è il fornello. Questo è l'attrezzino che si... Opa. Che ha questi gancini che si mettono qui. Adesso non l'accendo perché non ho l'accendino. Però comunque sempre su questo video vedete la parte di registrazione che ho fatto appena svegliato al lago di al lago di Smeraldo. Ecco, si associa qua, si accende e manda calore. Allora, detto ciò, vi ricordo che in seguito partirà la registrazione della gita che abbiamo fatto, il lago di Smeraldo, quello che abbiamo visto, ci sono anche delle foto, quindi se siete curiosi potete anche andarla a vedere. Buona giornata, ciao! Luna, che c'è Luna? E che hai visto? Che c'è Luna? Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliati e sto provando questo attrezzo per far riscaldare il furgone. Benedetto sacco a pelo, guarda, tutto agghiacciato abbiamo qua.